Il cammino interiore è simile al lavoro che una volta facevano gli uomini per accendere il fuoco. Si batte e si ribatte una pietra contro l'altra, senza stancarsi, finché scocca la scintilla. Per nascere, il fuoco ha bisogno del legno, ma per divampare deve aspettare il vento. Cerca dunque sempre il fuoco nella tua vita. Attendi il vento. Perché senza fuoco e senza vento, i nostri giorni non sono molto diversi da una mediocre prigionia.